sulla partita, sul risultato, così è arrivato proprio all'ultimo secondo e la gioia del tuo gol. Sì, beh, siamo contenti perché abbiamo fatto una buonissima partita e era un peccato buttare via appunto questa buona gara che avevamo fatto. Poi per fortuna che siamo riusciti a trovare all'ultimo il gol e sono contento appunto di aver fatto gol, ma di quello sono contento perché abbiamo dato continuità alle buone gare che abbiamo fatto e oggi contro una squadra molto molto forte abbiamo fatto una buonissima partita. Un'emozione comunque particolare segnare in uno stadio dove hai dato tanto. Sì, beh certo, è una grande emozione, sono contento, adesso me la godo, però sono contento, è una bella emozione. Perché oggi è anche la serata di Vargas, te l'hai visto quando era al massimo della forma, ti chiedo se ti aspettavi di rivederlo così, perché gli ultimi anni aveva avuto un po' di difficoltà e in generale come hai giudicato la sua partita, anche se vi siete detti qualcosa. No, beh, Juan lo conosco, l'ho visto giocare ad altissimi livelli ed era un peccato vederlo fuori e non giocare perché è un grande giocatore. Oggi ha fatto una buonissima partita quando è entrato, ha fatto un gran gol e gli ho fatto i complimenti a fine partita perché è un grande campione, ci ha giocato insieme, quindi mi ha fatto piacere che abbiamo pareggiato, se non gli avrei fatto i complimenti. Ecco. Ultimo gol? Forse un po' di fortuna. Ma qualche infortunio, però comunque grandi giocatori che sostituiscono quelli che sono fuori, ha una grande rosa, esprime sempre un buonissimo calcio, quindi penso che sia una delle squadre che giocano meglio a calcio nel campionato, quindi sicuramente è una grande squadra. Da giocatore esperto, sul gol del pareggio, più meriti del Parma o più anche l'errore del portiere? Ma non saprei perché non l'ho rivisto, però ecco, Biabia ha messo una buonissima palla, eravamo in due, io e Sansone, quindi quando vai verso la porta è più facile prenderla tu che quelli che difendono, ecco, però non l'ho rivisto, quindi non saprei. Da quanto non segnavi Massimo? No, dall'ultima partita dell'anno scorso, quindi ecco. Da poco. Però insomma è stata una bella reazione sul 2-1, molte squadre magari avrebbero mollato su un campo difficile, un Parma che ha dimostrato quantomeno di sapere anche stare sul pezzo 93 minuti su 93. Sì, ecco, il primo tempo abbiamo fatto benissimo e meritavamo forse ecco, di qualcosina in più, poi sapevamo che loro il secondo tempo avrebbero spinto tanto per riprenderla e ci hanno messo parecchio in difficoltà con le palle inattive che loro fanno molto bene, infatti abbiamo preso gol, il pareggio su quello, un'altra occasione. Però abbiamo comunque cercato sempre di ripartire, di rimanere in partita, abbiamo avuto delle occasioni in qualche ripartenza che potevamo sfruttare meglio e poi capita appunto alla fine di quell'occasione che riesce a buttarla dentro. Il Parma del primo tempo però è stato un Parma quasi perfetto, cioè comunque il Parma migliore di questa stagione. Sì, non so se è stato il Parma migliore, però abbiamo un buonissimo primo tempo, abbiamo tenuto bene palla, riuscivamo a saltare bene il loro pressing, riuscivamo a giocare a palla a terra e anche appunto ad andare in profondità, quindi dobbiamo migliorare perché al secondo tempo che ci siamo abbassati troppo, abbiamo rischiato molto. Di settimana Parolo ha detto che prendeva spunto dalle tue esultanze perché tu esultavi molte volte, ovviamente voleva sfotterti. Adesso gli rimandi, non hai nemmeno potuto esultare troppo per il rispetto magari per la tua squadra. Sì, no, beh, ci ho pensato, ho detto chissà se magari mi capita di fare gol qua, ecco, è capitato oggi. Ecco, mi sono venuti subito ad abbracciare i miei compagni perché sapevano che per me è una partita sempre particolare giocare qua, quindi non ho avuto neanche la forza di poter esultare.